ad un personaggio conosciutissimo, è stato il presidente, l'ultimo presidente della banda di Atessa, che per 2 anni componeva la giuria di questo concorso ed è venuto a mancare proprio l'anno scorso. L'associazione culturale musicale Città di Atessa 87 Majorette vuole consegnare il premio al fratello Pino, che invito a stare sul palco, al nostro percussionista Luciano Menna, che è venuto a mancare l'anno scorso. Alla memoria a Luciano Menna, per gli amici Piattini. La banda è stata la passione della tua vita e tutti noi abbiamo ricevuto affetto come in una grande famiglia. L'amore e il ricordo ti faranno vivere per sempre nei nostri cuori. Grazie. Giusto 2 parole. Mi associo ai saluti che l'assessore ha formulato. Vorrei riagganciarmi un attimino a quello che diceva il signor sindaco, cioè che se la musica è l'arte dei suoni e attraverso l'organizzazione di essi si esprimono i vari sentimenti dell'animo umano e delle varie peculiarità, il maestro Antonio Diorio con il brano d'obbligo Terra di Aligi, in estrema sintesi, ha creato quel comune denominatore che ha reso sempre l'Abruzzo noto in tutto il mondo. Abruzzo. Buonasera a tutti, innanzitutto. Prima di dare i risultati della 3ª edizione del concorso, consentitemi un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale, per prima della persona del sindaco, architetto Nicola Cicchitti, che la rappresenta direttamente, e lo ringrazio in modo particolare per l'impresa non sicuramente facile per il raggiungimento della 3ª edizione del concorso per bande musicali. Sicuramente oggi, come sappiamo, per tempi che occorrono non è facile parlare di cultura in generale e nello specifico di musica e ancora di banda. Un caro saluto all'assessore alla cultura, architetto Enzo Pellegrini, ai membri e ai miei collaboratori per 4 giorni la commissione giudicatrice, qui rappresentata dal maestro Adolfo Di Mele e dal maestro Alfonso Corrone. Culturale sensibilità a qualsiasi avvenimento culturale che coinvolge la città di Atessa. E non per ultimo, un plauso veramente di cuore particolare a questa bella comunità, la gente di Atessa, tanto legata a tutto ciò che è espressione bandistica. Ovviamente anche permettetemi un saluto particolare al maestro Donato Di Martile, a cui mi legano da anni sentimenti di amicizia, e alla banda del Corpo dei Vigili del Fuoco, che già il nostro assessore ha ricordato e che voglio sottolineare ancora, che ormai da più Corpo dei Vigili del Fuoco, da più di un anno, è diventato un corpo veramente speciale. A questo punto siamo giunti alla proclamazione della banda vincitrice, penso che tutti aspettano questo momento. Quindi ad unanimità la giuria assegna al gran concerto bandistico Città di Bracigliano, diretta dal maestro Mario Cervo, il primo premio della 3ª edizione concorso nazionale per bande musicali Città di Atessa, maestro Antonio Diorio. Con queste motivazioni, in essa vengono riscontrati tutti quei requisiti voluti da una banda moderna, ben equilibrata e ben diretta. Gli esecutori possiedono ottima preparazione, vi è affiatamente slancio, l'esecuzione curata con scrupoloso senso d'arte sia del brano d'obbligo che di quella scelta del maestro della banda interessata, in ogni dettaglio apparsa degna del più incondizionato elogio. Quindi un doveroso applauso alla banda Città di Procigliano e a dire il premio.
il presidente del comitato d'onore della banda di Tacigliano, signor Gabriele Fusco, che prego di sedere in parte. La musica è l'arte dei suoni per mezzo dei quali si esprimono i diversi sentimenti dell'anima. Io vi ringrazio e un buonasera a tutti e buon proseguimento di serata. Thank you.
Thank you.
Facciamo ancora un grande applauso all'Università Donato di Martire e alla banda dei Vigili del Fuoco. Non potevamo che concludere la serata con il brano più importante per noi italiani. Composto nel 1847, fu adottato provvisoriamente come inno nazionale il 2 giugno 1946, dopo la proclamazione della Repubblica, in sostituzione della Marcia Reale prima e della Leggenda del Piave dopo. Testo di Goffredo Mameli, musica di Michele Novaro. A voi signori il canto degli italiani, fratelli d'Italia. Thank you.